E ben ritrovati di nuovo su Review You, un altro prodotto pensato per gli amici appassionati della pizza e non solo. Si tratta di, in poche parole, un porta ingredienti che è utilissimo per chi si diletta appunto nel fare delle pizze anche in casa a livello amatoriale, come nel mio caso. È davvero utilissimo secondo me per avere tutto ordinato, quindi io ho la mia spianatoia che sono già andato a recensire e vi lascio anche il link in descrizione. Questo qua me lo metto qua appoggiato. Apro lo sportellino di plexiglass e ho i miei ingredienti lì a portata di mano. E lo chiudo. Ve lo vado a mostrare e vi dico subito che il link di questo prodotto specifico lo trovate in descrizione. Diffidate ovviamente dalle imitazioni, perché a volte ci sono prodotti simili ma di bassa qualità che poi una volta che li utilizzate si vedono i risultati. Della Paderno sono andato anche a distanza poi di mesi a comprarne un altro totalmente di plastica. Questo qua è una parte diciamo metallica, non saprei dire effettivamente il materiale, comunque come vedete è una parte metallica, mentre quello che ho comprato dopo, e ve lo vado a recensire in un altro video, è questo qua, sempre della Paderno ma totalmente in plastica. Ma adesso andiamo a vedere questo qua. Allora, nello specifico c'ha 6 cassettini, ok? Sono piccolini ma ci mettete il giusto, cioè pomodorini, olive, quello che volete, anche gli affettati. Quindi non è poco capiente, ma una via di mezzo. Sono comodi perché li potete togliere, come avete visto, e riporre. Li potete mettere anche in frigo o direttamente mettere tutto il dispenser in frigo. Quindi comodi per questo utilizzo. I materiali sono adatti ai prodotti alimentari, quindi di plastiche adatte. Paderno poi viene detto anche che diciamo, è una marca italiana, questo dovrebbe essere, poi non sono stato lì ad effettuare un'attenta verifica, ma comunque non dovrebbe essere un prodotto cinese da quanto mi risulta. La parte circostante, come vedete, presenta il logo, che è anche bello da vedere, magari mi avvicino un attimo. Questo dovrebbe comunque sostanzialmente essere acciaio inox. La parte sotto, adesso qua vedete anche un po' di farina, è in plastica, come vedete, in una gomma che è antiscivolo, e sotto, come vedete, non è coperto da niente, quindi si vede il fondo delle scatoline. Ok? C'è tutta questa parte antiscivolo che è quindi comodissima, bello stabile, e poi il plexiglass che si abbassa e si rialza quando appunto volete coprire i vostri ingredienti. Che ne so, se ci sono magari degli insetti è utile, magari in una pizzata all'aperto. Cosa vi volevo dire? Che non è solo pensato, anzi, le dimensioni innanzitutto, ha un 47x16 cm per 10 cm di altezza, questo a prescindere, e vi volevo dire che non è soltanto pensato per appunto chi va a fare le pizze, ma anche magari per chi, non so, vuole fare dei cocktail, ci mette all'interno il limone, il lime tagliato, i vari ingredienti, le olive, eccetera, e può essere anche utile in questo caso. E secondo me è davvero ideale per l'uso casalingo domestico, e ci potete mettere anche appunto qualsiasi cosa che vi piace, anche che ne so, degli ingredienti se state facendo delle torte. Però io l'ho acquistato per il motivo appunto di avere tutto in ordine quando vado a farmi una pizza. Vi lascio il link in descrizione di questo prodotto. Vado a fare la video recensione dell'altro, il gemello, diciamo, che presenta, vi do già uno spoiler, le cassette più grandi, e l'ho comprato per gli affettati, ma non vi dico niente e vi attendo per l'altra recensione. Link in descrizione di questo prodotto qui sotto, così non vi sbagliate ad acquistarlo. Se avete qualsiasi domanda, non esitate a pormela. Alla prossima review.